Il supporter beach di Fossa Cesia si è trasformato nella meravigliosa cornice del compleanno della concessionaria Barbuscia, un traguardo storico per il gruppo leader del settore automotive, 100 anni di attività di un colosso che ha fatto della lungimiranza e dell'innovazione i suoi cavalli di battaglia. Per esattezza quest'anno festeggiamo i 102 anni che purtroppo non abbiamo potuto fare una festa due anni fa per il Covid, ma oggi ci tenevamo veramente a celebrare questo evento insieme a tutti i nostri amici clienti per dare anche un segnale di rivitalizzazione. Un'azienda che è passata tramite tantissime difficoltà ovviamente come tutte durante questi 100 anni e guardiamo al futuro sicuramente con ottimismo, cercando di proporre ai nostri clienti novità, innovazione e tantissima trasparenza. Durante la serata si brinda e si festeggia e si guarda anche indietro al passato, a quel 1920 che pose le basi del successo, a quella società che un secolo e quattro generazioni fa iniziò a vendere trattori Ferguson a Porto Sant'Elpidio, per poi arrivare alle lussuose Mercedes-Benz. Ed è proprio durante l'evento che è stato mostrato al pubblico il nuovo modello della Stella a tre punte, la AMG SL. Modello iconico per Mercedes che ha segnato dei passaggi importanti anche nella vita sociale italiana. Pensiamo un esempio su tutti alla Dolce Vita, e quest'anno si presenta in una generazione di prodotto completamente rinnovata per contenuti tecnici e tecnologici veramente al top di quello che oggi il mercato automobilistico può offrire. Tra il divertimento e la musica non sono mancati invitati speciali. Presenti il conduttore Max Giusti, le attrici Martina Stella e Jane Alexander e il giornalista Giuseppe Di Tommaso. Una serata dal clima familiare con gli amici di sempre e con i clienti più affezionati. E ora occhi puntati al futuro per Barbuscia, verso nuovi progetti sulle strade più avventurose di sempre.